Ashtar, verso la piena rivelazione. Dovremmo fare subito un'apparizione generale? Di James McConnell, 7 dicembre 2022. Sono Ashtar. Vengo in questo momento mentre gli eventi cominciano a manifestarsi sempre di più su tutto il pianeta. Sempre più navi appaiono a molti in tutto il pianeta. Sta accadendo ora nei momenti in cui vi trovate proprio ora. E continuerà per un po' di tempo. Per cui sempre più persone prenderanno coscienza di noi, fino al punto in cui non potrà più essere trattenuto. Non potranno più tenere una copertura su questo. Non è più il velo che copre l'esistenza degli esseri al di là di questa terra. I vostri fratelli e sorelle tornano ancora una volta. Abbiamo avuto molte riunioni del Consiglio durante l'anno. Molti decidono in un modo o nell'altro in quale direzione muoverlo. Dovremmo fare subito un'apparizione generale. Ma è stato deciso che sarebbe stato troppo spaventoso. In base alla programmazione che tutti voi avete ricevuto per molti anni qui sul pianeta dalle forze oscure che continuano a cercare di ottenere il controllo su tutti voi. Era una decisione che non poteva essere presa. E poi, di volta in volta, altre parti del piano sono state discusse, se sarebbe durato un periodo di tempo. E poi quanto tempo ci vorrebbe prima di poter avere una piena divulgazione? E poi è stato deciso che ci sarebbe stata una divulgazione parziale per qualche tempo, che avrebbe portato a una divulgazione completa. Ed è lì che siamo adesso. È una rivelazione parziale che porta a una rivelazione sempre più completa che sta avvenendo. Questo è stato deciso in una recente riunione del Consiglio, dove molti di noi si sono incontrati per discutere le possibilità e le potenzialità all'interno del piano. Fu deciso che l'umanità, come collettività, non era ancora pronta a ricevere tutte le implicazioni della nostra esistenza. Ma ora lentamente, a poco, questo processo sta cambiando. Infatti, sempre più persone si rendono conto della nostra esistenza semplicemente guardando il cielo notturno e vedendo le nostre navi. Vedere attraverso il velo che è stato messo lì, ma che non c'è più perché si sta risvegliando il terzo occhio, anche se non vi rendete conto di avere un terzo occhio o state iniziando a risvegliarlo. Per quanto riguarda i vari prodotti, i vari modi in cui la vostra cabala ha tentato di trattenere la comprensione e la realizzazione del vostro processo del terzo occhio, tutto ciò viene ora rilasciato sempre di più, a un numero sempre maggiore di persone. E ora sempre più persone hanno gli occhi per vedere e le orecchie per sentire. Guardate oltre la programmazione e rendetevi conto che in realtà si tratta di programmazione. Programmare la mente ad accettare che non siete liberi, che dovete essere controllati. E molti di voi stanno dicendo no. Tutti voi, certamente in questa chiamata, tutti voi che risuonate con queste parole dopo questa, ma molti, molti altri stanno ora anche, persino, di nuovo, a livello inconscio, realizzando che c'è molto di più nella vita. E quanto più riuscirete a vivere nel momento presente, tanto più vi aiuterà a muovervi attraverso questo processo di ascensione in cui vi trovate, e ad accettare il piano che si dispiega davanti a voi. Sì, comprendiamo lo scoraggiamento, comprendiamo la rabbia a volte, capiamo quando dite quando troppo è troppo, e lo diciamo anche noi. Perché vorremmo che questo processo fosse molto più veloce di quanto non sia. Ma sappiamo anche che non è possibile farlo, perché non possiamo interferire con la vita di tutti i membri della collettività. Non possiamo ostacolare la crescita della loro anima. Dobbiamo quindi consentire il processo.
Quindi ancora una volta, in tutte le riunioni del Consiglio che abbiamo avuto, per aiutare a determinare quanto possiamo aiutare l'umanità. Ma possiamo dirvi, posso dirvi ora, che tutto è pronto, lo è da tempo, e siamo in attesa di ricevere il segnale di via, proprio come quelli dell'Alleanza a terra state aspettando di ricevere il segnale di via. E sì, c'è un segnale di via, bisogna solo trovare il tempo e la frequenza per poter andare avanti. Ne capirete di più man mano che continueranno a verificarsi vari cambiamenti, vari eventi, vari annunci che devono ancora arrivare, ma stanno arrivando. E i cambiamenti stanno avvenendo anche ora, mentre vi parlo. Osservateli. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, si verificherà un enorme cambiamento nelle vostre vite, così come le conoscete ora. E le vite che conoscete ora non saranno più le stesse nelle settimane e nei mesi successivi. Tutto e molto sta cambiando e continua a cambiare. Lasciate che il processo continui ad andare avanti. Oppure, ancora una volta, è un processo e voi e noi non possiamo interferire con questo processo. Possiamo solo aiutare a spostarlo dove è possibile farlo. Sono Ashtar e vi lascio ora in pace, in amore, in unità, e che possiate continuare a guardare verso il cielo in modo da vedere tutti voi che state partecipando a questa chiamata, tutti voi possiate vedere che siamo davvero qui e pronti a intervenire e ad assistere quando viene dato il segnale. Voce Marina.